Guardi, l'abbiamo già dimostrato per esempio in Regione Lombardia. Io credo che bisogna differenziare tra chi può essere inserito nel mondo del lavoro e avere la dignità di lavorare e il diritto di lavorare e chi invece per esempio c'è una fascia di popolazione che nel lavoro non ci può, eh, non, non ci può tornare. Ovviamente. Penso magari al pensionato che non riceve un, eh, eh, degli introiti sufficienti a garantirsi una, una sussistenza dignitosa. Allora sì possiamo intervenire che sia chiaro, è una misura di carattere assistenziale doverosa, ma dall'altro lato, dobbiamo capire che il diritto del cittadino è ad avere, è ad avere un lavoro. Sì, certo. Dico questo perché ho sentito dire, con la nostra proposta, chi rifiuta tot eh, offerte di lavoro non riceve più eh, il reddito di cittadinanza, il reddito minimo, chiamatelo come volete, ma chi in questo momento riceve proposte di lavoro? Il problema è quello, quando abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile, se uno pensa che il problema non sia andare a risolvere quel problema, quel 40%, e ridare opportunità ai giovani di crearsi un futuro, ma quello di creare misure assistenziali, senza dall'altro lato, e anzi in via prioritaria, mettere nelle condizioni il paese di offrire opportunità lavorative, vuol dire che viviamo in un mondo parallelo dove i problemi non si affronteranno. E magari quelle persone che vengono illuse dicendo «eh, tanto qualcuno lo Stato mi dei i soldi», lo ribadisco, quei soldi non li vedranno mai perché non ci saranno le risorse. Se il sistema produttivo del paese non riparte, nemmeno lo Stato avrà gli introiti per dare le misure assistenziali necessarie. Se vogliamo continuare invece a prendere in giro i cittadini di questo paese, soprattutto chi vive situazioni drammatiche dal punto di vista economico, continuiamo a dire che daremo non 1.000, 2.000, 10.000 euro gratis a tutti. Diciamolo, evviva! Peccato però che quei soldi i cittadini in stato di bisogno non li vedranno mai. Allora... E però magari chi promette queste cose i voti se li prenderanno. Allora...